18 novembre 2018, Palla Cannizzaro 10 Castello. Siamo pronti per la sesta edizione dell'Educarate International Cup XAIN e la seconda prova del Gran Premio Giovanissimi XAIN. Tutto pronto per questa manifestazione giunta alla sua sesta edizione che vedrà oltre 650 partecipanti provenire da tutte le parti della Sicilia e da gran parte delle regioni italiane. Insieme all'OXAIN, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche Sociali, con noi oggi anche la FILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, per un lavoro in sinergia con una importante rappresentanza arbitrale che farà in modo di avere una bellissima attività educativa per i nostri ragazzi. Di mattina 380 bambini daranno vita al secondo Gran Premio Giovanissimi, quindi dai 4 agli 11 anni, con prova palloncino, prova tecnica e percorso a tempo, mentre a partire dal primo pomeriggio spazio agli adulti per le gare di Kata e di Kumite. Quindi grande divertimento e speriamo vada sempre tutto per il meglio, aspettando Tokyo 2020 con il nostro beneamato karate. Os, come diciamo noi karateka. Bene, è in collegamento dal Palla Cannizzaro 10 Castello per la sesta edizione dell'Educarate International Cup XAIN l'onore di avere con noi direttamente il presidente Luigi Fortuna, qui sempre vicino a noi al settore karate. Presidente, che ne pensi di questa bellissima giornata con 640 partecipanti da tutta Italia? Grazie. Il ricorso annuale che facciamo sul karate a Catania è sempre una festa. Io sono un siciliano e quindi sento particolarmente lo stimolo di stare con i maestri di tutte le regioni italiane che sono intervenute, e sono tante, quindi ringrazio anche per il sacrificio e per il viaggio che hanno intrapreso in un tempo in cui magari non c'è la migliore delle stagioni. 640 persone significa che abbiamo lavorato bene, avete lavorato bene, ringrazio i maestri Filippello, ringrazio il maestro Davide Riso, ringrazio tutti i maestri che conosco dalla Sardegna, al Lazio, alla Puglia, alla Lombardia, alla Toscana, alla Calabria, e quindi a questo punto ritengo che XAIN confermi di essere una grande famiglia, naturalmente non solo sport karate, ma di altre 51 discipline secondo quello che l'ordinamento sportivo del CONI ci consente. E ringrazio soprattutto la federazione che governa il karate dentro il CONI, perché sono sempre disponibili, perché sono sempre dei grandi appassionati di sport e assieme crediamo di fare delle grandi cose. Grazie. Sì, presidente, ancora una battuta. Ecco, abbiamo parlato della FILCAM che oggi con noi con una rappresentanza arbitrale importante, abbiamo il maestro Nando Livelli come ospite d'onore, arbitro mondiale direttamente proprio dalla Spagna, dove ci sono stati i mondiali di karate, quindi li abbiamo già ringraziati, e avremo anche il karate alle Olimpiadi nel 2020. Finalmente il karate è diventata disciplina olimpica. Ecco, una battuta su questo e poi ricordiamo XAIN, cos'è esattamente per i non addetti ai lavori? Allora, il karate alle Olimpiadi. Bene, il karate alle Olimpiadi è il segnale che si può arrivare alle Olimpiadi avendo instaurato da tempo un rapporto con il CIO, un rapporto con il CONI, e si sono fatte quelle strade istituzionali per dimostrare che il karate è sport vero, reale, dove si può competere su un tatami, e ci sono delle regole molto oramai diffuse e praticate da tutti, al di là di quelle che sono poi quelle federazioni o pseudo chiamate federazioni, ma sono stili diversi, ma in realtà il karate è tradizionale, quindi ci si deve ricondurre tutti lì per poter farne uno sport mondiale da Olimpiade, olimpico. Per quanto riguarda XAIN, noi siamo nati adesso 65 anni fa, perché nel 2019 ne compiremo 65. Nasciamo da volontà di Angelo Costa, primo presidente di Confindustria, che raccolse tutti i direttori dell'ENAL d'Italia e fondò un ente di promozione
sportiva e sociale di tempo libero che si occupasse del dopolavoro delle aziende e quindi di una marea di cittadini che erano tutti convogliati e condotti dentro il lavoro aziendale. Da lì a essere qui presenti dopo 65 anni con oltre 400.000 soci e con migliaia e migliaia di associazioni sportive e poi essere diventati anche un ente di interesse sociale, perché il risvolto dello sport sul sociale è conclamato e fondamentale anche dal punto di vista salute e quindi risparmio per quanto riguarda le cure sanitarie, ci è voluto poco, quindi ci occupiamo anche di sport, di sociale, di tempo libero e di cultura e naturalmente poi il turismo ci collega tutti quanti, perché facciamo parte anche di Federturismo di Confindustria, quindi cerchiamo di amalgamare un po' tutto quello che può servire per offrire opportunità, ma soprattutto una cosa importante, siamo diventati anche chiaramente un contenitore di servizi, perché offriamo anche servizi alle famiglie anche dal punto di vista di coperture ulteriori sulla salute, la nostra tessera ha una valenza quindi anche di servizio. Grazie. Bene, grazie al presidente Luigi Fortuna, sempre molto vicino a tutte le attività che vengono organizzate, quindi non soltanto ai vertici ma anche alla base, sul campo, insieme agli atleti, insieme ai maestri, e questo è quello che per noi è veramente importante. Una targa per il presidente Luigi Fortuna, sì, ecco che arriva, bene, assolutamente sì, per il fondamentale contributo tecnico-educativo, questo è ecco un piccolo pensiero. Grazie ancora e come diciamo noi karateka, un gagliardetto, orgoglio e passione come diciamo noi. Grazie ancora presidente. Bene, eccoci con Salvo Spinella, membro di giunta nazionale dell'Ocsain, nonché tesoriere, sempre un siciliano doc, molto vicino al settore karate, ma molto vicino a tutti gli sport che vengono sistematicamente messi in campo proprio dall'Ocsain. Salvo, non potevi mancare in una giornata bella come questa, con 350 e oltre bambini e 300 atleti agonisti. Una battuta. La prima cosa che mi viene di dire è un grande grazie a tutti gli organizzatori, a te maestro Filippello, Franco Filippello, Davide Riso, che chiaramente ci mettono l'anima per organizzare tutto questo, ma soprattutto grazie agli organizzatori, ai partecipanti che sono arrivati in massa da tutte le parti d'Italia, e questo mi inorgoglisce e mi rende felice, perché vuol dire che Xain, in quanto ente di promozione sportiva, non essendo chiaramente una federazione, ha come dire, tutto l'interesse affinché lo sport per tutti prevalga sull'agonismo puro. Questo ci consente di migliorare, di attenzionare l'educazione dei bimbi, e andare cioè su ragionamenti molto più ampi dello sport, quindi lo sport come promozione, come veicolo per migliorare la salute, l'educazione e tutte le altre qualità che servono oggi nel nostro mondo assai difficile. Bene, ancora una piccola battuta. Per quanto riguarda l'Ocsain, ricordiamo che Ocsain non è solo sport, ma è anche attività sociale. Un importante progetto da poco è partito su tutto il territorio nazionale, le pratiche sociali nello sport, con un coordinamento importante di cui il nostro membro di giunta nazionale Salvo Spinella riesce veramente a dare l'anima. Ecco, a che punto siamo arrivati?
ben hai detto, l'Oxain è un ente anche di promozione sociale, oltre che di promozione sportiva. Quest'anno il Ministero del Lavoro ha finanziato questo progetto, le pratiche dello sport sociale. La durata del progetto è di 18 mesi e si sviluppa in 18 regioni, quindi investiamo tutto e coinvolgiamo tutto l'intero territorio nazionale, tutte le regioni, attraverso i nostri referenti. Il progetto è iniziato nel mese di giugno, abbiamo appunto selezionato i referenti, stiamo procedendo per la formazione di animatori sociali dello sport. Passeremo poi alla fase della diffusione attraverso dei seminari di divulgazione delle pratiche dello sport sociale. Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso di sport sociale, appunto come dicevo prima, l'ente di promozione sportiva, che è anche di promozione sociale, deve necessariamente attenzionare attraverso lo sport tutto ciò che sono i problemi sociali del nostro tempo. Bene, un ringraziamento a Salvo Spinella per essere stato qui con noi e un piccolo riconoscimento, una targa, proprio un sentito ringraziamento per il fondamentale contributo tecnico-educativo, perché lo sport deve educare i nostri giovani. Ecco, la cosa importante è proprio questa, un gagliardetto, orgoglio e passione. Grazie ancora, alla prossima, dove saremo ancora di più. Ancora dal Pala Cannizzaro, sesta edizione dell'Educarate International Cup Xain. Questa mattina abbiamo Massimo Piludu, il rappresentante e responsabile della regione Sardegna, che ha affrontato un lungo viaggio per essere qui con noi a questa grande festa di sport e sociale. Quasi 400 bambini questa mattina. Massimo, come stai vedendo la manifestazione? Os e buon karate a tutti. Sono fortemente emozionato perché per la prima volta da un'isola sono venuto in un'altra isola e mi riempie il cuore di orgoglio vedere che è lo stesso karate che si pratica nella mia terra. Una passione. Voglio ringraziare non solo i referenti nazionali, il maestro Filippello, ma anche il presidente Luigi Fortuna, che è qui per avermi dato questa possibilità, e anche i ragazzi di partecipare e confrontarsi. Voglio spezzare una lancia a favore del progetto che stiamo vivendo in tutta l'isola per il Karate 2020, perché sappiamo che Xain, essendo una realtà riconosciuta dal CONI e convenzionata con la federazione, crede nel progetto Tokyo 2020, e quindi tutti questi ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con un regolamento che poi sarà quello delle Olimpiadi del Giappone. Quindi io mi auguro che, come tanti atleti anche siciliani hanno partecipato da poco al campionato del mondo a Madrid, qualche tesserato Xain un domani possa diventare campione del mondo e magari campione olimpico, visto che adesso il karate è alle Olimpiadi, e magari anche qualche campione sardo, se ci riusciamo. E perché no, sarebbe sicuramente un sogno meraviglioso. Ma ricordiamo che in Sardegna i maestri Piludu, assieme a Massimo Alberto, il papà di Massimo, da 40 anni sul tatami con la loro SD che si chiama Kanazawa, se non ricordo male, oltre a fare karate sportivo fanno anche karate tradizionale. Ricordiamolo che il karate è un'arte marziale molto educativa. Cosa vogliamo dire da questo punto di vista, Massimo? Il karate come educazione dei nostri bambini, dei nostri giovani, l'acquisizione di regole e di comportamenti corretti? Questo è proprio una palla che devo cogliere al balzo, perché credo formalmente che il karate non sia solo dare calcio ai pugni. Il karate prima di tutto è rispetto verso gli altri, ma rispetto di se stessi. Pertanto, quando uno deve entrare nel tatami, prima deve conoscere se stesso, il proprio corpo, la propria mente, il proprio spirito, Shinkitai, e poi affrontare il mondo. Come nella vita, uno non può iniziare a scrivere un tema, un trattato giuridico, senza aver conosciuto l'alfabeto, la grammatica, la sintassi, eccetera. Quindi il karate è un progetto di vita, non è solo prendo la cintura bianca, arriva la nera e faccio le gare, ma è un insegnamento, è un valore, è rispettare mamma e papà e ringraziarli che ci hanno portati in Sicilia, che ci hanno portati a Roma, che ci hanno portato un domani ai campionati del mondo. Ringraziare se stessi e soprattutto
amare se stessi, perché chi non ama se stesso non può amare il mondo e non può divertirsi. Bene, ringraziamo ancora Massimo Piludu e l'intera Sardegna qui con noi oggi al sesto Educarate. Massimo Os, grazie. Arigato. Percorso il Tempio 5. International Vadokai Academy, un nome, una garanzia. Mario Camera è qui con noi oggi in rappresentanza delle regioni Toscana e Lazio, anche lui con una nutrita rappresentativa di atleti, nonché un gruppo di atleti siciliani provenienti anche dal Trapanese a partecipare alla sesta edizione dell'Educarate International Cup XAIN. Mario, che dire, una grandissima festa, un momento di grande sinergia per il karate di tutta Italia. Intanto grazie per esserci, una battuta. Grazie a voi della gentile ospitalità. È veramente un piacere vedere organizzazioni così capitalmente organizzate, un bel colpo d'occhio e una festa per tutti i bambini. Vedo che la gente è accorsa molto numerosa, questo fa del bene e del rinascio al karate, alla nostra passione, al nostro sport. Di solito in queste competizioni si vede tanta animosità, tanto arrivismo, tanto il voler bruciare le tappe. Qui mi sembra che ci sia un'area più distensiva, più vicina agli obiettivi di un ente. Lasciamo alle federazioni il cosiddetto arrivismo sul medagliere, noi basiamoci su concetti di socializzazione, come ho detto prima, e far sì che tutti i bambini ne escano con un valore aggiunto, con qualcosa in più. Bene, mi sembrano delle parole assolutamente bellissime e toccanti, e c'è poco da aggiungere a quello che ha detto il nostro maestro e amico Mario Camera. Grazie ancora e una splendida continuazione. In diretta dal Pallacanizzaro di Aci Castello al sesto Educarate International Cup XAIN abbiamo con noi il presidente regionale, presidente siciliano del nostro amatissimo ente, Raffaele Marcoccio, che come sempre è accanto a noi durante le nostre manifestazioni. Raffaele, una battuta su questa giornata, su questa bellissima festa organizzata con i bambini, per i bambini e non solo. Il fatto che moltissime persone sono qui in una giornata domenicale, in una giornata di sole dopo tante piogge e dopo tanti problemi, vuol dire che l'attività del karate gestita soprattutto dal comitato, ma grazie ai maestri Filippello e al maestro Davide Riso, è un'attività che ha permeato il territorio siciliano e non solo. E qui devo ringraziare il maestro Camera e tutti coloro che sono venuti del mondo XAIN a livello nazionale e hanno partecipato alla nostra manifestazione. E devo anche ringraziare il comune di Aci Castello per il loro aiuto, per il loro essere presenti e soprattutto per queste e per tutte le attività e anche di altre attività sportive che faremo nella zona del Castellese, così come anche nella zona del Catanese ed in tutta la Sicilia. Grazie ai partecipanti, grazie ai ragazzi, grazie alle famiglie e grazie a tutti gli organizzatori. Ringraziamo noi ancora il presidente regionale Raffaele Marcoccio per essere sempre accanto a noi durante l'organizzazione di queste importantissime attività sportive, ma direi soprattutto educative. Grazie ancora.